Ragazzi, buon pomeriggio. Come sta andando la vostra quarantena? Io mi sto impigrendo assai, però dobbiamo andare avanti. E a proposito di quarantena, mi è venuto in mente di fare una cosa, ossia proprio, cioè di fare una ricetta proprio adatta per la quarantena, perché all'interno di questa ricetta qua ci sono tutti ingredienti a lunga conservazione, così evitiamo anche di andare il meno possibile a fare la spesa. Una ricetta di famiglia. È proprio una ricetta tipica trentina. Sono gli strangolapreti, non spaventatevi, non è che vi strangolate all'assaggio, anzi sono morbidissimi, sono proprio buoni e li possiamo chiamare, se non, insomma, per farvi capire, sono degli gnocchi di pane raffermo con gli spinaci, perfetti per questo periodo qua, anche visto che gli spinaci sono comunque di stagione. In ogni caso io utilizzo quelli surgelati che tutti noi abbiamo a casa e che sicuramente, insomma, sono molto più pratici e si conservano per più tempo. Qui ho il pane ammollato e messo anche in ammollo, tagliato a cubetti. Praticamente dovete prendere il vostro pane secco, tagliarlo a cubetti con il coltello, metterlo in una ciotola e poi aggiungere il latte caldo e lasciarlo in ammollo almeno 30 minuti. Se volete fare un passaggio un po' più pratico e usare un mixer, un frullatore, per tagliare e sminuzzare, insomma, il pane, basterà utilizzare un pane però non troppo secco, al massimo di 2 giorni, così almeno non lo polverizzate, non lo rendete proprio pane grattugiato. Invece, siccome il mio era molto secco, ho preferito usare il coltello e tagliarlo a cubettini, perché il pane grattugiato per questa ricetta non va bene. Bene, il pane è pronto, quindi lo lasciamo un attimo qua ancora qualche minuto che non succede niente. Comincio con la cottura degli spinaci, tac, così, e aggiungo un goccino d'acqua, non serve metterne un sacco, basterà veramente un dito. Copriamo con il coperchio, facciamoli bollire quei 4-5 minuti, non di più. Uso una metà abbondante, diciamo, anche se questa qua già è piccolina, perché non voglio che gli strangolapreti siano eccessivamente cipollosi. Adesso la mia cipolla tritata finemente la metto già in padella, perché dopo dovrò rosolarla leggermente, ma aspetto prima di fare questa procedura, perché poi dovrò aggiungere anche gli spinaci tritati. Ovviamente però prima dovranno cuocersi, poi li raffredderò sotto l'acqua fredda, li trito, e quando la cipolla comincerà a rosolarsi, a rimbiondirsi, aggiungerò anch'essi e li faccio saltare un po' per farli asciugare e insaporire. Se volete una texture, no, come dicono gli inglesi, degli spinaci un pochino più fine, basterà prendere gli spinaci scolati, saltarli così con la cipolla e il burro, interi senza tritarli, poi farli raffreddare, metterli in un mixer, aggiungere le uova e cominciare a frullarli, ottenete proprio una crema. Sicuramente alla vista il colore sarà più omogeneo, non ci saranno i pezzettini di spinaci, ma siccome mia mamma mi ha sempre detto che gli strangolapreti veri devono essere fatti con gli spinaci tritati a coltello, come si faceva una volta, io preferisco tenere la ricetta originale. Ovviamente comunque tritateli un po', non è che devono essere troppo grossolani. Adesso che la cipolla si è ben imbiondita, guardate che bella, così deve essere, non troppo educata, come dico io. Aggiungiamo gli spinaci e facciamoli saltare a fuoco medio per circa 2 minuti. Aggiungo gli spinaci, anche se comunque sono abbastanza caldi, non importa, perché si raffredderanno subito con il pane raffreddato. Aggiungiamo il grana. Poi quando mettete il grana sugli spinaci è la vita, cioè spinaci, burro, cipolla, grana, una roba stupenda. Adesso un po' di sale. Cominciamo ad impastare, ovviamente. La consistenza è perfetta. Venite qua che vi faccio vedere. Come on, come on, come on, here please. Sono abbastanza umidi, però non appiccicano alle mani e quindi
Non si formeranno anche delle crepe quando li formeremo. Così deve essere, ricordatevi. Poi il pane è importante. Scegliete del pane di grano tenero, non di grano duro. Tipo rosetta, spaccata, micheta. Queste tre tipologie sarebbero perfette. Io sono più comodo a fare prima dei cilindri. Tranquilli che non avranno la stessa forma degli gnocchi di patate. O meglio, ci sono persone che lasciano la stessa forma dello gnocco di patate, però siccome dobbiamo un po' distinguerli dai classici gnocchi, preferisco proprio dargli una forma diversa. Per farli però tutti uguali, sono più comodo prima fare dei cilindri, poi tagliare il cilindro a pezzi tutti uguali e poi vedrete proprio la forma che io do allo strangolaprete, e secondo me è più bella proprio per questa tipologia di gnocco, no? Adesso con un tarocco o con un coltello, va bene uguale, fate degli gnocconi di circa 3 cm di lunghezza. Ora prendiamo lo strangolaprete. Formiamo proprio come se dovessimo formare un canederlo, però non ci fermiamo qua, ma cominciamo ad allungarlo leggermente, per dare una forma appunto allungata, no? E questo qua è lo strangolaprete. 3 cm circa, 2-3 cm al massimo, non fateli troppo grandi, leggermente allungati. Questa qua è la forma perfetta. Vedete, non ci sono crepe. Ricordatevi che per non formare delle crepe, al massimo, se avete un impasto leggermente troppo asciutto, perché comincia poi ad asciugarsi col tempo, potete anche inumidirvi leggermente le mani. Cuociamo gli strangola per circa 4-5 minuti in acqua leggermente che prende, ecco, appena il bollore. Ricordatevi una cosa, i primi 2 minuti non toccateli, come per i canederli, vale la stessa cosa. I primi 2 minuti non li toccate e poi con un cucchiaio di legno comincerete a fare un vortice affinché si comincino a smuovere, senza però essere troppo violenti, perché comunque non sono troppo delicati, ma è meglio così coccolarli. Bene, adesso sarebbero pronti, però voi lasciateli riposare ancora un minutino in acqua bollente, però con la fiamma spenta. Il burro a nocciola aggiungiamo un mestolo d'acqua e facciamolo un po' emulsionare. Guardate come si sono ben mantecati, ragazzi. Guardate che roba, che poesia. Poi in aggiunta io ci metterei qualche scaglia di formaggio di capra, ma è facoltativa questa qua, questa parte, o se volete un po' di grana. Ragazzi, ma questi qua non vi strangolate con questi, sono una bontà. Provateli a fare. E se vi va, taggatemi anche su Instagram o su Facebook, che mi fa estremo piacere vedere che provate a fare queste ricette. Andate qua e qua per altri 2 video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivando la campanella, ormai lo sapete, riuscite ad essere sempre aggiornati sui contenuti. E invece qua sotto c'è il collegamento diretto con il blog. Adesso io vado avanti con la mia serie. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Adesso mi metto la mia copertina bella calda. Scusate tra il resto il macello, ma come potete vedere non sono una persona molto ordinata. Ragazzi, buona quarantena, buon proseguimento di quarantena, teniamo duro e resistiamo. E per una cosa importante, ci vediamo giovedì.